costruire sostenibile riducendo i consumi legati agli impianti di condizionamento e garantendo un'adeguata climatizzazione e traspirabilità, oltre a sostenibilità e benessere, soprattutto nelle zone a clima caldo. Oggi è possibile grazie alla fibra di canapa. Lo dicono i risultati del progetto EFEDIL, condotto dall'Enea, nell'ambito del quale sono state testate e realizzate pareti ad alta prestazione energetica per l'isolamento termico degli edifici, imbottite di canapa, una fibra vegetale in forte espansione in Italia e in Puglia, molto versatile per via dei suoi innumerevoli utilizzi e sostenibile perché per coltivarla non si utilizzano pesticidi. Ma non è tutto. Nell'ambito del progetto sono stati anche effettuati trattamenti con sostanze naturali, antimuffa e idrorepellenti e test sulla resistenza al fuoco, alle contaminazioni e alla degradazione causata da temperatura e invecchiamento, con ottimi risultati. Oltre a maggiore isolamento termico e traspirazione, anche maggiore resistenza alla degradazione e ai batteri e in caso di incendio minore velocità di propagazione della fiamma.